Cos'è l'ultimo avvertimento al governo? Beh, se è necessario bisogna dargliene anche altri. Di sicuro vogliamo che il governo, il Parlamento sappia che le politiche che stanno facendo non hanno il consenso di questo Paese, soprattutto delle persone che lavorano. Chi vota l'articolo 18 non ci rappresenta. È proprio così, infatti. È proprio una condanna ai lavoratori questa riforma. C'è un governo, ma c'è anche una maggioranza che lo sostiene. Purtroppo noi metalmeccanici non sosteniamo questo governo perché ci sentiamo gravemente danneggiati e quindi siamo qui a manifestare contro questa riforma. Lo striscione dice chi vota contro l'articolo 18 non ci rappresenta, c'è un governo ma c'è anche una maggioranza che vota questi provvedimenti. Sì, infatti noi pensiamo che una delle ragioni di fondo della crisi è proprio non aver rappresentato in questi anni gli interessi di chi lavora. Il problema non è rendere più facili i licenziamenti, il problema è creare nuovi posti di lavoro. Per questo ci vuole una nuova politica industriale, piani di investimenti seri e soprattutto riaffermare l'idea che il lavoro deve avere dei diritti, se no non è un lavoro. Il governo va avanti a colpi di fiducia, c'è chi dice che approveranno questo provvedimento dopo, se è possibile, un referendum? Beh, noi non abbiamo intenzione di accettarli questi cambiamenti, quindi se non dovesse succedere nulla è chiaro che bisogna non escludere qualsiasi strumento che possa cambiare la legge. Questo riguarda sia l'articolo 18 ma riguarda anche l'articolo 8, quello voluto dalla Fiat, fatto dal governo Berlusconi, che introduce in Italia la possibilità di derogare dai contratti e dalle leggi. Quindi se dovessero andare avanti credo che una delle cose da valutare è anche la raccolta di firme per fare dei referendum abrogativi. Da Torino, per difendere l'articolo 18, perché? Perché l'articolo 18 è l'unica difesa che abbiamo noi nelle fabbriche, è l'unico modo con cui possiamo continuare a tenere il sindacato dentro le fabbriche. L'articolo 18 ci garantisce di stare dentro le fabbriche e non possiamo accettare che ci venga tolto. Da Verona, per dire cosa? Cosa vuoi dire? Oltre a licenziare Monti non saprei chi è che deve fare. Licenziare Monti e chi lo sostiene? Anche. Sì. Io penso che un lavoratore che non ha più l'articolo 18 non è più un lavoratore, diventa uno schiavo. Quindi torniamo al mercato come polacchi, serbi, quelle robe lì che non hanno più diritto, non hanno più niente. Perciò bisogna difendere l'articolo 18 a tutti i costi, quello che costa fino alla fine. E vedremo. Siamo stanchi e pertanto diciamo lottiamo, resisteremo contro questo attacco da parte di questo governo illegittimo e dittatoriale. A Presidente Marcegaglia è tornato in fabbrica? Lo spero, così si rende un po' conto magari di quello che è la realtà in fabbrica tutti i giorni, perché la vita è diventata davvero dura, ci stanno massacrando sotto tutti i punti di vista a livello sociale, questo governo non sta facendo nient'altro che togliere tutti i diritti conquistati in 30 anni di lotte sindacali. E quindi ci troviamo in un punto in cui se non ci mettiamo veramente a lottare, ma col coltello fra i denti, qua ci stanno veramente distruggendo sotto tutti i punti di vista. Marcegaglia e le ditte Marcegaglia comprese.
se nei prossimi giorni non ci saranno cambiamenti, e noi ci auguriamo che ci siano, ma se dovesse proseguire questa strada, stiano tranquilli, non è che noi ci fermiamo di fronte né al voto di fiducia né al voto generale, perché abbiamo imparato che le leggi sbagliate, come erano quelle per la privatizzazione dell'acqua, per l'energia nucleare, se il popolo vuole si possono anche cambiare, e se è necessario ci muoveremo anche in quella direzione, perché noi lo facciamo per l'interesse generale di questo paese. Noi chiediamo che oggi, non tra un po', oggi, tra qualche ora, il ministro del lavoro accetti di incontrare non solo la FIOM ma anche una delegazione di operai esodati che hanno dei problemi. Noi gli chiederemo qual è, perché vogliamo che la discussione torni al merito dei problemi, e vogliamo che ognuno si assuma le proprie responsabilità. La democrazia è fatta così. La democrazia esiste se ognuno risponde di quello che fa e se tutti si assumono la responsabilità di rispondere a un interesse generale. E proprio perché noi vogliamo difendere la democrazia e vogliamo estenderla, vogliamo anche con la nostra voce, direttamente, senza mediazioni, fare sapere come si possono risolvere i problemi. Perché non è vero che la FIOM è il sindacato che dice solo di no, la FIOM è il sindacato che firma gli accordi, ne ha firmato più di chiunque altro, ed è il sindacato che è anche in grado di indicare le soluzioni, anche sui problemi delle pensioni. Vogliamo essere ascoltati e vogliamo che ci si risponda nel rispetto di quello che stiamo rispettando. Grazie, e continuiamo la nostra battaglia e la nostra lotta.